Si è tenuta a Catanzaro, presso il Cineteatro Comunale, l'anteprima nazionale del film La Terra Senza. Il film racconta la storia del ritorno a casa in una terra difficile del protagonista costretto da anni prima a fuggire lontano e del suo scontro con la sorella divisi da scelte di vita diverse. L'amministrazione comunale di Catanzaro, in particolare grazie all'impegno dell'ex vice sindaco Gabriella Celestino, aveva supportato la troupe del film nella logistica e nella gestione delle location tra i diversi set dell'antico Palazzo Leone nel centro storico, del cimitero, della terrazza del San Giovanni e nella riproduzione per esigenze artistiche della processione della Naca. La pellicola rappresenta l'esordio da regista di Moni Ovadia, già annunciato circa 2 anni fa in occasione delle riprese nel capoluogo. Il film è tratto dall'omonima piece teatrale scritta da Anna Vinci, già prodotta diversi anni fa dalla Fondazione Politeama e ambientata proprio nel capoluogo di regione. Protagonista l'attore catanzarese Carlo Greco, affiancato da Donatella Finocchiaro e Aurelio D'Amore, produttore Ren Mazzone con la sua Ilma Palma in collaborazione con Rai Cinema. Il film si avvale inoltre delle musiche originali di Mario Incudine. È stato vedere qualcosa che non mi apparteneva più e quindi, per quanto mi riguarda, l'esperienza che ogni scrittrice, credo, si augura, perché nel momento in cui scrive qualcosa e questo qualcosa diventa una rappresentazione filmica, ovviamente con la regia di Moni Ovadia, con gli attori, le attrici, ovviamente non mi appartiene più, però mi appartiene lo stesso e quindi di conseguenza è bellissimo, perché poi sarà il pubblico a decidere. È andata, io lo conosco da anni e quindi lui aveva questo desiderio di raccontare Catanzaro e di raccontarsi, e ovviamente quando parli ad un'altra persona e possibilmente a una scrittrice che sa anche usare le parole, è ovvio che questo ti permette di lasciarti andare. Ci sono sempre dei silenzi, ci sono delle chiusure. Il tentativo era quello di far diventare Carlo Greco l'interprete e l'interprete Carlo Greco, per cui ancora una volta la magia dell'arte. Il mio personaggio, intanto il nome del personaggio è Giacomo, è il figlio di Rosa, nonché il nipote di Ludovico, ed è un ragazzo che è cresciuto a Catanzaro e che ha sempre... ha vissuto questa città in modo sofferto, quindi da un lato un profondo amore, dall'altro un desiderio di fuggire e di andare via. E il ritorno di Ludovico è un po' l'occasione per fare i conti con questa doppia natura, con questa doppi sentimenti, che si concluderanno appunto con la fuga da Catanzaro e il... stiamo un po' spoilerando dar corso alle aspettative e ai sogni di questo ragazzo. Come Ludovico, il mio personaggio, sono fuggito, però stiamo attenti, questa fuga non deve essere intesa perché la terra è solo una terra non madre, non materna, no. E perché la terra non dava quello che gli emigranti, ma di tutti i settori, dal settore operaio al terziario, agli intellettuali, a chi voleva fare arte. A quell'epoca, gli anni 60, si andava via. Si andava via perché la terra in quel periodo non offriva quello che ognuno, chi da un punto di vista desiderava guadagnare di più economicamente, chi perché voleva realizzare il proprio sogno, e si andava via. Ma la terra, la natura, i due mari, gli odori, i profumi, la cucina, i sapori. Quindi vorrei citare Marcel Proust, cioè Alla ricerca del tempo perduto. Quindi questo ritorno a casa probabilmente è perché si va a cercare qualcosa. Che cos'è che si va a cercare? Perché Ludovico ritorna? Va a morire, come dice la nostra autrice Anna Vinci? Va perché è dolorante nel fisico e nel corpo, stiamo attenti, anche nel corpo. Va perché nostalgia. Non lo diciamo perché desidereremmo che tutti potessero vedere il film. Io sto già pensando ad un altro film da girare in Calabria,
perché no, oggi il cinema è importantissimo ed è importante anche il fatto che ci siano delle persone che vogliono farlo. Io ho visto, ho conosciuto un sacco di attori calabresi, di Catanzaro, di Lamezia, delle vicinanze, vengono tutti da scuole abbastanza importanti, dove si lavora sodo, e quindi sono stati bravissimi, potete vedere stasera, sono stati veramente molto bravi. Il ragazzo in particolare, vorrei ricordarlo, che fa me da giovane, è stata una naturalezza, una spontaneità, come se fosse stato sempre davanti a una macchina da presa. Dopo Catanzaro il film sarà presentato al Cinema Messico di Milano l'8 aprile e al Quattro Fontane di Roma il 12 aprile prossimi.